Noi siamo in una condizione sociale molto delicata, sappiamo tutti che le famiglie stanno vivendo un periodo di forte crisi, noi abbiamo la necessità di riorientare la spesa, di smetterla di dare dei contributi a fondo perduto sostanzialmente, ma di garantire dei servizi alternativi al contributo a fondo perduto. Si potrebbero destinare ad esempio una parte di quelle risorse che vengono così per noi buttate per cercare di creare un percorso di inserimento lavorativo. Probabilmente in questo modo si otterrebbe il doppio scopo: da un lato appunto si utilizzerebbero bene quei soldi e dall'altro si garantirebbe la possibilità a chi oggi è in forte disagio di poter lavorare. Chi è che oggi va ai servizi sociali del Comune di Vercelli se ne rende conto, proprio alla percezione è del tutto evidente: mancano le vie di fuga, mancano la possibilità di garantire la sicurezza degli operatori. In questi mesi i lavoratori hanno subito anche delle aggressioni fisiche e nella totale indifferenza da parte dell'amministrazione, che non ha neanche dato la propria solidarietà. Occorre al più presto porre rimedio prima che ci sia una tragedia, che è una cosa che noi ovviamente vorremmo cercare di evitare nel modo più assoluto. Ci sembra che non ci sia un'analoga attenzione, magari ci sbagliamo, ma gli atti concreti sono questi.